Salve, buonasera, e siamo di nuovo in questa puntata del nostro corso sulla Nouvelle Théologie, storia e metodo della Nouvelle Théologie, nei suoi protagonisti. Continuiamo con la cronostoria nella quale abbiamo cominciato nelle puntate precedenti. Devo dire che ho cercato su internet altri corsi in italiano specificamente sulla Nouvelle Théologie. Su YouTube e non ho trovato, quindi sono contento che abbiamo potuto intraprendere questo percorso che sarà sicuramente utile. Ho trovato, quello sì, altri interventi a mio avviso molto tradizionalisti, molto di parte, quindi credo che è opportuno avere un atteggiamento sereno, un atteggiamento diciamo in sintonia con il Magistero della Chiesa, quella ermeneutica della continuità di cui parla tanto Papa Ratzinger, ha parlato Papa Ratzinger, quindi è in questa linea che io vorrei proporre questo corso, di vedere quello che c'è di buono e sicuramente criticare, ma non screditare immediatamente in partenza il pensiero di questi grandi autori che hanno avuto un influsso notevole nel pensiero contemporaneo. Come in altre occasioni ti chiedo, se ti iscrivi al mio canale io sarei molto contento e così possiamo diffondere questi corsi e questi interventi che possono essere utili per tante persone. Quindi entrate nei miei altri video, possono essere interessanti. Noi siamo rimasti la volta precedente con questo volto, questo domenicano. Che adesso diremo chi è, che è stato fondamentale nella fondazione e nel lancio dello Studium Domenicano dei padri domenicani, appunto, de la Salle Chouart in Belgio prima, poi a Parigi. Questo padre si chiama Ambroise Gardeil, Ambroise Gardeil, il primo rettore dello Studium di Le Salle Chouart. Abbiamo detto che Le Salle Chouart è uno delle scuole teologiche che ha avuto influsso, a quale possiamo chiamare esponenti della Nouvelle Théologie. Allora, Ambroise Gardeil, per contro, lui non è della Nouvelle Théologie, lui è precedente. Lui fonda lo Studium e poi nel 1909 pubblica un libro, un manuale che si chiama Il dato rivelato e la teologia, no? Le donné révélé et la théologie. È un libro in continuità con il tomismo e il neotomismo, lui è un autore tomista, però presenta una serie di proposte che possiamo dire diventeranno elementi comuni e fondamentali della Nouvelle Théologie. Allora, lui per prima cosa afferma in questo trattato il primato del dato rivelato, cioè bisogna partire dal dato rivelato. Cosa è stato rivelato? Per noi forse può essere un po' per scontato, per chi fa teologia dopo il Vaticano II, il cominciare dalla scrittura, cominciare dai Vangeli, da che cosa è stato rivelato, cosa ha detto Gesù e come queste parole di Gesù sono state interpretate sotto la spinta dello Spirito Santo, dai discepoli, da San Paolo, dai padri della Chiesa e poi dai primi concili. Quindi però il punto di partenza è il dato rivelato. Per quale motivo si insiste su questo? Perché, come vi avevo spiegato, la tesi, che sarebbe lo strumento di studio teologico fondamentale del tomismo, della scolastica, diciamo, della seconda scolastica, la tesi, si parte sempre dagli articoli della fede. Allora, l'articolo della fede è una formulazione della fede. Mentre quello che propongono questi teologi è partire dalla rivelazione, no? Non è la stessa cosa, una cosa è la rivelazione, un'altra cosa è come questa rivelazione viene enunciata poi in dogmi o in verità di fede. In un'altra puntata vi spiegherò
qual era la struttura della tesi, come si organizzava, no? Se voi prendete per esempio un classico proprio del preconciliare, manuale preconciliare, quello di Ludwig Ott, Dogmatica Cattolica, lì vedrete la struttura precisa di questo, del metodo di insegnamento della neoscolastica del neotomismo. Allora, questo autore afferma, chiede di ritornare al dato rivelato e quindi per questo motivo, insiste nel partire, nel cominciare dalla teologia positiva più che dalla teologia speculativa. Prima ancora, diciamo, non si nega il valore della dimensione speculativa, della teologia speculativa, ma si chiede di partire dalla teologia positiva. Per chi non sa la differenza tra positiva e speculativa, possiamo dire che la teologia positiva parte dai testi, no? Parte da come viene presentata la rivelazione nei Vangeli, nei padri della Chiesa, e poi arriva dai dati rivelati, arriva alla formulazione del dogma. Mentre la teologia speculativa parte dall'evoluzione del dogma, scusate, non dalla formulazione del dogma, e da lì torna per via regressiva ai testi, come locus provantis dice, no? Cioè la Sacra Scrittura, i padri della Chiesa sono dei loci, come diceva Melchior Cano, per dimostrare la verità del dogma o dell'articolo di fede, ok? Quindi bisogna partire dalla teologia positiva, l'analisi dei testi, lo studio dei testi sacri, dei Vangeli, delle lettere di San Paolo, nonché dell'Antico Testamento, dei profeti, e rileggerli alla luce della fede. A questo punto, sempre in linea con la situazione in cui ci troviamo, si sta scrivendo dopo la Providentissimus Deus. Si chiede l'assunzione della critica storica e la critica biblica, quindi introdurre nello studio della teologia l'analisi dei testi sacri. Propone un tomismo aperto e l'attenzione ai problemi del tempo. Tomismo aperto sarà appunto questo. Il tomismo non è una realtà chiusa in se stessa, ma è il punto di partenza, questo lo vedremo poi subito dopo che parleremo delle 24 tesi tomiste. Il tomismo non è un punto di arrivo, il tomismo è un punto di partenza, è una piattaforma di lancio. Non posso restare rinchiuso nel tomismo. Ovviamente ci sono dei teologi tomisti che si specializzeranno nel tomismo, e questa è una cosa positiva, ma senza restare rinchiusi nelle categorie, nelle formule, nei modi di pensare del tomismo. E l'attenzione ai problemi del tempo. Queste saranno le costanti che poi noi sentiremo più avanti. Questo è il testo, lo vedete lì, Le Donné Révélé et la théologie, de padre Gardeil. Inserisco adesso tre paragrafi che ho fatto tradurre dal Google Translator, l'avrei potuto fare io pure, però comunque così abbiamo un po' abbellito perché non ho trovato il testo in italiano. Allora, dice in una parte, nella pagina dodicesima di questo libro di Padre Gardeil: ciò che rende la teologia originale e le conferisce un posto speciale tra tutte le scienze, comprese le cosiddette scienze ecclesiastiche, è che è una scienza intrinsecamente soprannaturale, le cui conclusioni sono omogenee con i dati rivelati che esse elaborano. Per questo motivo non si può fare teologia se non si ha la fede. La fede è un requisito indispensabile, assoluto, necessario per poter compiere questo lavoro teologico, perché i presupposti, il metodo e le conclusioni coincidono con la fede, no? Non posso arrivare, partendo dai dati della rivelazione, non posso arrivare a conclusioni che svuotino la fede. Questo è fondamentale. La fede è guida, è la luce, la rivelazione illumina e guida e accompagna perciò anche i doni soprannaturali di cui deve essere rivestito un buon teologo, oltre che almeno lo sforzo per la santità. Se non c'è la santità, almeno lo sforzo per la santità. Però continua, dice Padre Gardeil: una teologia scolastica che non inizia con una teologia positiva sarebbe cieca. È
Ed è importante questo perché non si dà per scontato. Noi adesso lo possiamo dare per scontato perché noi vediamo come l'insegnamento della teologia nel secolo XX, adesso al presente, porta con sé una forte presenza della teologia positiva, quindi dell'analisi dei testi, e possiamo vederlo anche tra i teologi più conservatori, possiamo dire, come anche loro sono molto fondati, diciamo, dai dati rivelati dalla scrittura, dalla tradizione, dai padri della Chiesa, eccetera. Quindi una teologia scolastica che non inizia con una teologia positiva sarebbe cieca. Una teologia positiva senza teologia scolastica, per connettere i suoi elementi, metterlo in comunicazione con il mondo delle idee razionali, diffonderlo, sarebbe una teologia paralizzata. Quindi quello che propone Padre Gardei è la armonia dei metodi, perché ovviamente il metodo positivo ha le sue esigenze proprie, l'analisi dei testi, lo studio della redazione, il significato delle parole, mettere i testi nel proprio contesto, eccetera. Questo richiede una metodologia che è propria e che bisogna rispettare. Allora c'è un lavoro di armonizzazione, non un lavoro di concorrenza. Non posso rifiutare la teologia scolastica e dare più importanza alla teologia positiva, se la teologia positiva significa poi alla fine esegesi critica dei testi senza passare poi alla dimensione speculativa, quindi si complementano, si completano a vicenda. E finalmente dice: la scienza del teologicamente revelabile o teologia scolastica è essenziale quanto la scienza teologica della rivelazione formale o della teologia positiva. Quindi l'introduzione nella teologia della teologia positiva, perché a quel tempo la teologia positiva non veniva considerata come parte della teologia. Erano studi, diciamo, se dovessimo parlare secondo le categorie del trattato dell'Ocis Theologicis di Melchior Cano, si collocherebbero al terzo posto, no? I loci teologici alieni, la filosofia, la critica letteraria, la teologia positiva, no? Ok, andiamo avanti. Più avanti, noi abbiamo detto che nel 1909 scrive Padre Gardei questo trattato. Nel 24 giugno del 1914 Papa Pio X emana questo motu proprio Doctoris Angelici, dove chiede che la Summa deve essere il testo scolastico sotto pena di invalidare i gradi accademici. Quindi chi non ha studiato partendo dalla Summa potrebbe vedere invalidi i propri titoli. Io sono a posto perché io la Somma la ho studiata, la ho approfondita, non solo la Summa, però la Summa me la conosco bene, l'abbiamo studiata abbastanza bene e abbiamo tratto tantissimo profitto da questo grande padre maestro, dottore della Chiesa. Ancora più avanti, nello stesso anno, però a luglio, al mese seguente, Guido Mattiussi, un gesuita, pubblica le 24 tesi tomiste, no? E questo viene proposto come base degli studi per le università, no? E vi leggo questo, non è proprio di questo periodo, però questo è il testo al quale si ispirano sia Pio X sia coloro che propongono la neoscolastica. Questo è un testo di Leone XIII, una lettera al generale dei Francescani del 13 dicembre del 1885, quindi si colloca in continuità di questo ritorno a San Tommaso d'Aquino. Dice il Papa Leone XIII: l'allontanarsi dalla dottrina del dottore angelico è cosa contraria alla nostra volontà e assieme è cosa piena di pericoli. Coloro i quali desiderano di essere veramente filosofi, e i religiosi soprattutto ne hanno il dovere, debbono collocare le basi e i fondamenti della loro dottrina in San Tommaso d'Aquino. Ok? Ribadiamo qui che il problema non era tanto l'accettazione di San Tommaso d'Aquino, ma la proposta
di un neotomismo non sempre fedele a San Tommaso d'Aquino, proprio in virtù dei commentatori, come dicevano i miei maestri, no? Che si dicevano scolastici, ma non avevano mai letto un testo di San Tommaso d'Aquino perché studiavano la filosofia tomista nei manuali, no? Nei manuali. Anche io ho studiato nei manuali la filosofia tomista. Perciò è importante passare dai manuali alla filosofia di San Tommaso, anche per capire le esigenze di questa teologia. Ok, ancora nel 1917 il codice di diritto canonico, il vecchio codice, il cosiddetto codice del 17, afferma che il metodo, chiede che il metodo, i principi e la dottrina di San Tommaso d'Aquino devono essere seguiti santamente e con rispetto religioso. Torniamo un momento sulle 24 tesi tomiste, che se voi li vedete li potete trovare, basta che scrivete su Google, trovate subito le 24 tesi tomiste. Sono veramente sintesi molto ben fatte del pensiero di San Tommaso e quindi servono come orientamento per lo studio della filosofia, fondamentalmente della filosofia. Dov'è il problema delle 24 tesi tomiste? Allora, le 24 tesi tomiste sono un punto di arrivo, cioè la conclusione di una riflessione fatta da San Tommaso d'Aquino e ovviamente da coloro che ne hanno assunto il pensiero per arrivare a sintetizzare. Quindi è il punto di arrivo di una riflessione. Il problema è stato che queste 24 tesi tomiste sono diventate la base dello studio. E allora, se tu non prendi la logica, no, che ha portato alle 24 tesi tomiste, tu prendi le 24 tesi tomiste come assiomi di fede. No, scusate, non come assiomi di fede, non come verità di fede. Tant'è vero che Benedetto XV non gli ha dato una categorizzazione di tipo obbligatorio dal punto di vista della fede, ma sì, lo ha consigliato vivamente. Però se io prendo queste tesi come diciamo dogmi o articoli fondamentali, no? Poi costruisco il mio edificio, ma non ho mai pensato le basi, non ho mai riflettuto sulle basi. Quindi è importante che chi si inizia nella filosofia tomista non parta dalle 24 tesi tomiste. Questo è stato il problema, far partire dalle 24 tesi tomiste, perché le 24 tesi tomiste sono un punto di arrivo, non il punto di partenza. Questa è la mia umile opinione e per cui se voi fate caso nelle facoltà ecclesiastiche queste 24 tesi tomiste sono diventati i temi per poter prendersi la licenza in filosofia, no? Quindi tu dovevi prendere ognuna di queste tesi e saper spiegarla, no? Poi contemporaneamente queste 24 tesi sono diventati dei temi di sviluppo molto più ampi perché possiamo dire che le 24 tesi tomiste si riducono a alcuni aspetti fondamentali della metafisica di San Tommaso, ma non prendono altri aspetti della filosofia e della filosofia scolastica, in particolare la dimensione morale e la libertà, eccetera. Beh, ok. Mi sembra che stiamo arrivando verso la fine. Il seguente personaggio con il quale cominceremo è questo che voi vedete lì, che non vi dico chi è, ma in qualche modo già sapete chi è. Vi ringrazio della vostra attenzione. Se ti è piaciuto il video, ti chiedo gentilmente di iscriverti al mio canale, di diffondere tramite i tuoi social, questi video che possono essere veramente utili per chi vuole approfondire. Come ho detto, facendo una ricerca, sul tema della Nouvelle Théologie, non ho trovato, su YouTube niente di sistematico, quindi stiamo aprendo la breccia. Dio vi benedica e ci vediamo nella seguente puntata.